Diciamo, accende tutta la tecnologia, prende il Salmo 121, non ci sono tutti, perché è bene che fissiate proprio visivamente la pagina della vostra Bibbia per ricordarvi della parola del Signore. La parola del Signore non è un fogliettino, ma è la Bibbia che avete davanti a voi e che voi fumate tutti i giorni. La settimana scorsa abbiamo parlato di fede, abbiamo parlato della fede che va oltre la logica, della fede che va oltre la logica, di quella fede che crede al di là di quello che vede, che non segue la logica del mondo, ma segue il cuore di Dio. Avevamo commentato il versetto di Proverbi 3:5, era un altro tratto di ammaestramenti che riguardavano il confida in Dio, rifugiando di nuovo le sue braccia, non ti appoggiare su quello che come uomo pensi di poter fare, ma riconoscilo, sai che Dio è presente anche in quel problema, che non si è dimenticato di te, che è sempre vicino. Che la sua logica non risponde alla logica del mondo, ma a una logica radicalmente diversa. Ma perché Dio fa tutto questo? Perché Dio fa tutte queste cose? La risposta è molto semplice, perché ci ama. Ci ama di un amore molto particolare. Ti sei fermato, ti sei fermato a immaginare, a pensare perché Dio ha un amore così grande verso di te, che cosa significa, che tipo di amore è? Per illustrare questo tipo di amore ho trovato su un blog di un medico che lavora in un grande ospedale una storia, e la storia si intitola "Voglio questo amore". Il medico scrive così: erano circa le 8:30 quando un anziano signore tenne è arrivato per muovere dei punti di sutura dal pollice della mano. Egli ha dichiarato che aveva fretta perché aveva un appuntamento alle 9. L'ho fatto accomodare, sapevo che ci sarebbe voluto più di un'ora prima che qualcuno potesse occuparsi di lui. L'ho visto controllare l'orologio, ma anzi, ho deciso di controllare la sua ferita perché non ero più occupato con un altro paziente. La ferita era guarita bene. Quindi ho parlato con uno dei medici per rimuovere i punti di sutura. Abbiamo iniziato a conversare mentre mi prendevo cura della sua ferita. Gli ho chiesto se avesse un altro appuntamento medico dopo, dato che aveva molta fretta. Il signore mi ha detto di no e ha risposto che doveva andare alla casa di cura per fare colazione con sua moglie. Mi ha detto che sua moglie si trovava nella casa di cura da un po' di tempo perché era affetta da morbo di Alzheimer. Gli ho chiesto se la moglie si sarebbe preoccupata se fosse stato in comunità. Mi ha risposto che lei non lo riconosceva più da 5 anni e che anzi lo trattava male qualche volta e si limitava anche di parlare. Allora ho esclamato: e allora vai ogni mattina anche se lei non sa chi sei? Lui ha sorriso, mi ha accarezzato la mano e ha detto: lei non mi conosce, ma io so chi è. E l'amo stesso. Forse l'amo più adesso di quando ci siamo messi insieme. Ho avuto la pelle rossa e ho pensato: questo è il genere di amore che voglio nella mia vita. Adesso ho mosso tutto quanto l'audience. Vedo delle facce molto chiare, molto, che è giusto che ci sia commozione, perché è un amore eccezionale. Sfortunatamente, la cosa da vedere, perché mi vengono le lacrime, non tanto per il racconto del vecchio, che è molto commovente,
ma perché il medico probabilmente non è credente. Perché sfortunatamente quello che lui cerca, se fosse credente, avrebbe già trovato. Perché questo è una dimostrazione del tipo di amore che Dio ha per noi. Come credenti siamo enormemente benedetti, grandemente benedetti, perché non possiamo impedire in nessuna maniera di far sì che Dio ci ami. Non possiamo impedire in alcun modo a Dio di amarci. Non è possibile, semplicemente. Possiamo rattristarlo, quello sì. Possiamo renderlo triste con le nostre azioni, ma non possiamo mai deluderlo. Dio non è mai deluso da noi, perché lui sa come siamo fatti, ci conosce come siamo. Possiamo farlo arrabbiare, questo sì, ma non possiamo fargli smettere di amarci. Qualsiasi cosa che combiniamo, non è possibile che lui non ci smetta di amarci. Così come l'anziano sposo continuava ad amare la propria moglie, nonostante non lo conoscesse più e in qualche momento avesse dei comportamenti in cui lo trattava male, allo stesso modo è Dio. Dio è così. Ora c'è un problema. Che Dio è come il marito e io sono come la moglie. Io sono come la moglie. Mi dimentico spesso del suo amore. Qualche volta lo tratto male al mio Dio, perché dico al Signore: tu non ci sei perché non stai intervenendo nella mia vita. Dove sei? Chi mi conosce sa bene che sotto l'apparenza di un pastore calmo e compassivo si nasconde un vulcano eternamente in pericolo di esplodere. Sono un stromboliano, e di quelli che esplodono, un vesuviano si aspetta sempre l'esplosione. Negli anni siamo un signore imparato a dominare un pochino questa mia natura quasi sempre, questa mia natura esplosiva. E sapete, non dico che non mi arrabbio più, anzi, mi continuo ad arrabbiare. Per alcune cose ci sono anche cose che mi fanno arrabbiare più adesso che allora, che quando ero più giovane. Mi fa arrabbiare l'egoismo della gente, mi fa arrabbiare il razzismo, mi fa arrabbiare la cattiveria, mi fa arrabbiare l'ingiustizia, l'ingiustizia mi fa arrabbiare. Nel tempo ho messo a punto degli antidoti a questa mia rabbia, e il maggiore antidoto che posso avere si trova in questo libro meraviglioso, nella lettura della Bibbia e soprattutto la lettura dei Salmi, che sono preghiere in versi. I Salmi sono forse il libro più onesto della Bibbia, perché è un libro dove ci sono persone che si arrabbiano contro Dio. E sembra quasi, in qualche salmo sembra che Dio non risponda nemmeno. Metà dei salmi, anche di più dei salmi di Davide, sono salmi di rabbia, dove Davide dice: ma perché il Signore non fa niente? Ma io non sono forse tuo figlio? Eppure il Signore è. All'inizio dell'anno sapete che abbiamo fatto il Salmo 42, quello come la cerva anela all'acqua, io cerco te, che era il mio salmo di reset nei momenti difficili. E c'è un altro salmo, il Salmo 121, che avete davanti a voi, vi prego di guardare oltre che sul video, che è il salmo che uso quando sento di non essere più in controllo, quando qualche cosa mi sfugge dal controllo e mi sembra di ritornare a sapere che è Dio in controllo e che io sono al centro del suo amore per qualunque cosa. Volevo leggere assieme a voi. Alzo gli occhi verso di noi. Da dove mi verrà il mio aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore,
che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. Il Signore è colui che ti protegge, il Signore è la tua ombra, egli sta alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, nella luna di notte. Il Signore ti protegerà da ogni male, egli proteggerà l'anima tua. Il Signore ti proteggerà quando esci e quando entri, ora e sempre. Mi piace, sapete perché mi piace? Perché comincia proprio laddove sono spesso io. Giro gli occhi intorno alla mia situazione, vedo delle montagne altissime, e un piccolo al centro di una valle, perduto e in pericolo. Sono circondato e da quelle alture eventuali nemici possono colpirmi in qualsiasi momento. Sento così. Ti sei trovato ormai lì, ti sei trovata ormai lì, in un momento dove tu stai al centro, accerchiato da monti che sono pieni di nemici, dove tutte quante le cose sembrano cooperare contro di te, di mettersi d'accordo. La parola che qui nel Salmo è tradotta con aiuto è l'ebraico Aizer, che viene dal verbo ebraico azar, che significa circondare, circondare. Quando sono circondato da qualcosa più alto, più forte, più potente di me, allora ho bisogno di qualcosa che mi avvolga, mi cinga, mi circondi completamente, esattamente come quando succedeva che i miei bambini erano piccoli, si svegliavano con un incubo di notte. La prima cosa che facevano non era spiegargli che era un incubo, perché c'era poco senso, ma la prima cosa che succedeva era quella di cingerli, di abbracciarli, di dirgli ok, sono qua, sono qua, sono pronto, sono disponibile, dimmi qual è il tuo nome. Non temere sopra. Comincia da qui il Salmo. Comincia da una posizione scomoda di qualcuno che è in un pericolo vedendo questi momenti così grandi alla terra. E il versetto dopo dice: il Signore, il mio aiuto, viene. Prossimo salmo. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto i cieli. Eccolo l'aiuto, eccolo le braccia che cingono, eccolo l'alza grande. Ecco, non un semplice muro, non è un semplice muro, ma è colui che ha creato i mondi, che ha fatto il cielo e la terra, colui che è infinitamente più alto di essi, infinitamente più potente dei mondi, ma che non si dimentica di me. Dio è onnipotente, Dio è onnipotente, può fare qualsiasi cosa. Tutto quello che vuole, quasi. Dio può fare quasi qualsiasi cosa. Brutta come affermazione, vero? Sembra quasi una bestemmia. Nella prossima slide. Egli non permetterà che tu piede vacilli, colui che ti protegge non sonnecchierà. Perché vedete, anche se Dio è onnipotente, ci sono alcune cose che Dio non può fare. Dio non può mentire, è onnipotente, ma Dio non può mentire. Dio non può smettere di amarmi, non può smettere di amarti, però non lo può fare, sei la sua creatura, sei la sua creatura. Il Salmo aggiunge due cose che Dio non può fare. Dice, egli non può permettere che tu vacilli. Non sta nella logica di Dio far sì che un suo figlio, una sua figlia vacilli di fronte ai morti e ai nemici. E la seconda cosa che può fare, che non può fare, è di lasciar perdere, di sonnecchiare, di addormentarsi. Dio non è abituato a fare la vendica e la vendiana. Non mai una volta si è addormentato nella storia del mondo, mai lo fa.
Dio non sommette, Dio non vacilla. Se non sommette e non vacilla, chi è Dio? Il Salmo dice: il Signore è colui che mi protegge, il Signore è la tua ombra, egli sta alla tua destra. Ora, cosa significa essere l'ombra e stare alla destra? Sapete, all'epoca del salmista le persone non andavano in giro in macchina, andavano in giro a piedi. Voi che venite da regioni dell'Africa sapete che in moltissime parti ancora si va a piedi. Quando siamo stati in Zimbabwe, la cosa più bella di vedere tutte queste persone che sulle strade terra andavano a piedi e tutti quanti mancavano il niente che saltavano perché c'era un contatto. Però il bello dello stare, dell'andare in giro a piedi è il saltare, incontrarsi, ma c'è anche un risvolto brutto, perché le strade non sono il posto migliore dove puoi stare, perché ci possono essere persone che sono malintenzionate, che ti vogliono fare del male, per rubarti. Allora, le strade non erano posti sicuri e di tanto in tanto dovevi girare indietro per vedere chi c'era, perché ci potevano essere persone che non erano molto contente, e soprattutto dovevi essere pronto, perché se veniva uno con qualche cosa in mano che ti voleva dare sulla testa, dovevi avere anche tu qualche cosa sulla tua mano per difenderti, un bastone, un coltello, una spada, qualche cosa, almeno non sei mancino, era una terra. Noi mancini saremmo stati da questa parte, però non la mente, è la destra, è la mente. Dio fa proprio questo. Dio dice che è la tua ombra, non hai bisogno di voltarti, perché lui è dietro te, ti segue esattamente. Tu puoi far sì che la tua ombra non ti segua, sei capace di far sì che la tua ombra non ti segua. No, Dio nella stessa maniera, Dio ti segue in qualsiasi momento. Non è che c'è un momento in cui la tua ombra ti abbandona, la tua ombra ti seguirà la stessa maniera, così è Dio. Dio ti segue a te. Dio sarà colui che porta l'arma per tutti qua. Se sta a destra, immagina, tu sei a destra, no? Tu sei a destra, tu hai Dio a destra, la destra di Dio è più a destra della tua. Per cui quello che ha più possibilità di difendersi sarà l'ultima mano a destra, che è quella di Dio. Dio sarà la tua destra. E questo non avviene per un momento, non avviene per poco, non avviene soltanto quando vorrei, ma questo avviene sempre, vedete la prossima. Infatti il salmista aggiunge: di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. Ha messo tutto quanto il giorno, tutte quante le 24 ore, dal sole alla luna. Dio sarà sempre lì, costantemente, che sia giorno e che sia notte, tu sarai protetto, tu sarai protetta dal Dio potente, che è la tua ombra e che è il tuo, la tua destra. Che cos'è che proteggerà il Signore? Il tuo portafoglio, che non rubano, la tua figura anche, dai la tua signora. Il Signore ti proteggerà da ogni male e ti proteggerà l'anima tua. Vedete che il salmista si ferma a specificare cosa protegge il Signore. Egli ti preserverà. Letteralmente in ebraico significa ti metterà una guardia. Metterà una guardia. Metterà una guardia. Più di una volta ho detto che a noi credenti non è riservato una sorte migliore da guardare negli altri. Sì, è vero che abbiamo sentito anche stamattina, ci sono guarigioni da croce, ci sono. Sì, è vero, ci sono liberazioni miracolose. Sì, è vero, Dio ti protegge in alcuni momenti difficili della tua vita. Ma i credenti si ammalano negli altri. I credenti vengono perseguitati come gli altri, anche più degli altri.
I credenti muoiono come gli altri. Allora, che cos'è che protegge? Sapete, Dio è molto più interessato non all'involucro, ma a quello che sta dentro di noi. E cos'è quello che sta dentro di noi? L'anima. Dio è interessato a proteggere l'anima, è quella la parte che non finirà. Il tuo corpo finisce. Il tuo corpo finisce perché siamo lontani, perché da questa è soltanto una pallida ombra di quello che sta la vera vita. Ma quello che non perisce è l'anima, per cui Dio preserverà soprattutto la parte interna, il contenuto, la tua anima. Paolo afferma questo, come potete cercare, l'ho messo qua sul video. È Romani 8, 35, poi 38, 39, se vuoi cercarlo. Paolo afferma questo. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sono convinto che niente potrà mai separarci dal suo amore, né la morte, né la vita, né gli angeli, né i capi spirituali, né il presente, né il futuro, nelle potenze demoniache, neppure le altezze o le profondità, nessuna cosa che Dio ha creato sarà mai capace di separarci dall'amore che Dio ci ha mostrato in Gesù Cristo nostro Signore. Niente, niente, assolutamente niente può dividerci dall'amore di Dio. Com'è la tua vita in questo momento? C'è una guerra imminente? Oppure stai nel mezzo di una guerra? Stai al centro di una valle mentre tutti quanti i tuoi nemici sono attorno? Stai scrutando ancora i monti perché senti che prima o poi una lancia arriva, una freccia arriva, un proiettile arriva? Li stai soltanto immaginando, sai proprio che ci sono eserciti che stanno per salire nelle montagne. Affida la difesa a colui che è capace di questo, che solo può cingere la tua vita di mura inespugnabili. Andare a Ebrei 12, 2 dice così. Teniamo lo sguardo fisso su Gesù, principio e fine della fede, che in vista della gioia che avrebbe avuto, sopportò la morte della croce, dando scarsa importanza a questa vergogna, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Vedete? Alla destra. Chi è alla destra del trono di Dio? Chi è che protegge te davanti a Dio? Gesù è alla tua destra. Gesù è lì vicino. Le parole dell'anziano al medico erano state queste: mia moglie, lei non mi conosce, ma io so ancora che è. E la amo spesso. Forse la amo più adesso di quando ci siamo messi assieme. Dio va. Dio ti conosce. Sa chi sei. E ti ama lo stesso. Anche se lo tratti male, questo non significa, non è una giustificazione per trattarlo male, per allontanarti da lui. Ma è così, non puoi fare niente per fargli smettere di amare. Dio ti ha amato attraverso Gesù e non ha mai smesso di amare. Gesù è la prova dell'amore enorme che Dio ha per te. Sacrificare il proprio unico figlio perché possa essere alla tua destra per sempre è la cosa che poteva fare in più nessuno avrebbe mai fatto del genere. Il dottore aveva detto: questo è il genere di amore che può andare nella mia vita. Questo è l'amore con cui Gesù ti ama. Questo è l'amore con cui Gesù ci ama, ti ama. Quando sei in una valle, quando sei in una valle di lacrime, alza gli occhi e riconosci che è Gesù
che ti dà l'aiuto per sopportare le altezze. Fermiamoci a pregare. Grazie Signore per essere la nostra difesa. Se tu che mi hai ascoltato sei stato convinto da qualche cosa, prega il Salmo 121, prega il Salmo 121 assieme a me. Signore, io so che tu sei il mio aiuto, io so che il tuo aiuto è potente perché tu hai fatto cielo e terra. Io credo che tu non permetterai che mi perdessi e so che mi proteggerai e non sonnecchierai. Signore, io so che è Gesù che mi protegge, che è Lui la mia ombra, che Gesù sta alla mia destra e so che tu sei interessata a quello che c'è dentro di me, che presenterai la mia vita e che mi proteggerai quando esco. Quando entro e quando esco da qualsiasi luogo, sia quando entro in un problema, sia quando esco da quel problema. E ti chiedo il tuo Spirito Santo affinché io possa essere sempre più consapevole che tu sei la mia unica e sola rocca e fortezza. Nel tuo nome lo prego, Signore.